Cos'è successo? È successo? Cos'è? Cos'è, ragazzi? Cos'è? 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 Cos'è successo? No. Ragazzi. Cos'è successo? Ragazzi. Cos'è? Ho saputo del Milan. Cosa ha fatto il Milan? Aspettiamo, aspettate un attimo, cosa ha detto il nostro idolo di telecronaca? Non lo so. Sentiamo. Sveglia! Sveglia! Là dietro! Dai! Sveglia! 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 Ma come? Ragazzi! Come si fa? Come si fa? Come si fa? È assurdo! Ragazzi, ho fatto anche a diretta. Compro anche a mettermi in diretta. A tifare il Milan, ho fatto anche la live action. Non è servita a niente! Non è servita a niente! Una roba assurda! Ma mi pensavo che dopo il pareggio ci avrebbe fatto qualcosa il Milan, qualche spunto in più. Va bene che ha giocato, che ho sentito che ha giocato meglio, però non sono capace di sfruttare le occasioni. Ma cosa ha il Milan? Riascoltiamo un pochettino il nostro idolo, che... Sveglia! Sveglia! Senti! Senti! Dai! La sofferenza! Sveglia! Senti la sofferenza! Che parole melodiche! Però... Non servono più! Senti la melodia! Senti l'incazzatura che manca da questo uomo distrutto, sentiamolo ancora, poro Milan, puoretto il Milan, che non lo so, deve andare anche in Serie B, vabbè, ragazzi, non è per sfottere, perché non lo voglio sfottere, è solo un video così. Ragazzi, è solo un video così. Ma riascoltiamolo, perché, ragazzi, non è neanche una roba immaginabile che il Milan va in Serie B. Perché non mi ricordo se il Milan è andato in Serie B, ma insomma, non mi ricordo. La Juve sì, ma non ha colpa la Juve, ha colpa un'altra squadra, ma non la Juve per andare in Serie B. Il Milan mi pare che è rindato in Serie B, ma non mi ricordo. Però non va bene che il Milan va in Serie B, va bene? Perché qua è brutto da dire, il Milan in Serie B, perché non c'è più competizione, abbiamo solo i prescritti che ci vanno a corto, che dobbiamo fare la battaglia. Ma il Milan, Juve, Milan, Inter, ma dov'è questa competizione, questa rivalità di tre squadre? Non è possibile. Va bene, io non lo so, ragazzi, riascoltiamo questo idolo, perché con la forza e il coraggio della sua determinazione, forse... Il Milan si rialzerà in piedi e camminerà, ma non lo so, ragazzi, non lo so, perché è assurdo neanche perdere in questa maniera qua, non lo so se... sono i giocatori, non lo so se è Pioli, non lo so se è la società, non lo so se è la dirigenza, ma insomma, ragazzi, non è possibile. Va bene, ma per
per sollevare questo dilemma, chissà che quest'uomo che solleverà il Milan, non il mondo, però solleverà questo Milan distrutto, questo Milan disfatto, questo Milan che non ha più idee di essere in classifica nel campionato di Serie A. Non è possibile, non è possibile. Riascoltiamo questo idolo perché serve, serve, serve per il coraggio, serve per il coraggio. Ok? Riascoltiamolo. Che melodico! Che melodico! Milan, svegliati! Milan, svegliati! Mi raccomando, ok? Va bene, ragazzi, e noi ci sentiamo per un prossimo video, va bene? E grande, io spero che il Milan possi, però, ragazzi, bisogna che cambia un po' la società, bisogna che cambia un pochettino perché non è possibile anche tutti i tifosi a lamentarsi di questo Milan, che io mi metto anche come Juventino a tifare per voi, non per i prescritti, perché il Milan un pochettino, leggermente, ma è meglio così, però il Milan mi sta più simpatico. Più simpatico, ma i prescritti lasciamoli perdere. I prescritti lasciamoli perdere. Però il Milan deve risalire la cima e capire cosa c'è che non va. Perché è inutile sbattere la testa 100, 100, 1000, 1000 volte e non capire cos'è che non funziona. Cos'è che non funziona? Impossibile, incredibile questo cedimento del Milan, eh? Ok, ragazzi, se volete iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete mi piace e a posto. Ragazzi, il mio commento l'ho fatto. In mezzo a voi milanisti, tifosi del diavolo, questo diavolino che deve ancora capire chi è. Perché è ancora nella bassa classifica e speriamo che faccia qualcosa la dirigenza è a posto. A posto, ragazzi, non ho idee da esporre ancora di più, perché non, io sto male. Va bene, ragazzi, noi ci sentiamo, e ancora una volta. A posto. Ciao a tutti, ci sentiamo.